Qual è la situazione coronavirus in Danimarca? La situazione in Danimarca è abbastanza tranquilla, non sono stati superati i 10.000 casi e anche il numero di morti è rimasto abbastanza basso e ora il numero di contagi sembra rallentare sempre di più. Che misure ha adottato il governo per prevenire il contagio? Le persone rispettano le norme? Il governo danese ha imposto la chiusura delle frontiere da subito, quando ancora c'erano 20 casi in Danimarca, una cosa del genere. Però non sono stati imposti ulteriori lockdown molto pesanti alle persone. Siamo sempre stati in grado di uscire di casa, andare dove volevamo. Ovviamente hanno chiesto alle persone di giudicare se i propri spostamenti, le proprie uscite fossero davvero giustificate, cercare di ridurle il più possibile, e alcune limitazioni sono state ad esempio la chiusura dei centri commerciali e il fatto di non poter incontrare anche all'aperto più di 10 persone, ma comunque si tratta di gruppi grandi, e le persone hanno rispettato abbastanza le disposizioni del governo, anche perché diciamo che queste non sono state prorogate, anzi hanno via via iniziato a rallentare la presa. Adesso hanno riaperto ad esempio anche parrucchieri, centri estetici e cose così. Hai mai pensato di tornare in Italia durante questo periodo? Durante questi 2 mesi che sono stato qui ho pensato un po' di volte di voler rientrare, però in questo momento sto facendo un tirocinio che terminerà in estate e quindi per non vanificare i mesi che ho già passato qua ho deciso di rimanere fino a quando non sarà terminato, anche perché so che le difficoltà di rientrare in Italia non sono poche e soprattutto se rientrassi in Italia non sarebbe facile, o forse non sarebbe proprio possibile, ritornare in Danimarca per completare il tirocinio in questo momento.